Il presidente della regione ricandidato Marco Marsiglio su Rete 8 si dice pronto a confrontarsi sulle idee con il candidato del centro-sinistra Luciano D'Amico. Il governatore uscente Marco Marsiglio apre alla faccia a faccia con il candidato di Patto per l'Abruzzo su Rete 8 in sinergia con il centro. Ieri sera, durante la trasmissione TV I Fatti e le Opinioni, Marsiglio ha risposto alle domande dei direttori di Rete 8 Carmine Perantuono e del quotidiano Il Centro Piero Anchino. Nell'ultima trasmissione che abbiamo fatto la settimana scorsa, D'Amico ha detto che preferisce alla politica urlata, preferisce il confronto sulle idee, e l'ha invitata qui in questi studi e in una trasmissione da fare assieme per confrontarsi proprio sulle idee. Lei è disponibile a un confronto anche a breve con il suo avversario sulle idee? Ma il confronto è già in corso perché credo che quotidianamente queste Confronto diretto, idee, diciamo. diciamo, si confrontano in tutte le sedi. Spero davvero anche io di poter fare una campagna elettorale basata su un confronto civile, ragionato, un dialogo serio sui contenuti e sulle idee. Registro che in questi 5 anni in consiglio regionale i consiglieri regionali di centrosinistra che lo appoggiano in campagna elettorale hanno fatto tutt'altro, hanno inevitabilmente e quasi monotematicamente e noiosamente annunciato ostruzionismi sterili, fatto pagliacciate in aula con le ghigliottine, con i cappelletti, con le manette, facendo anche da questo punto di vista insinuazioni fuori luogo e molto volgari. Quindi è stato difficile in questi anni trovare all'interno del centro-sinistra, dell'opposizione, persone che potessero far salire la qualità del dibattito. Spero che il professor D'Amico contribuisca anche a questo. Il candidato alla presidenza della regione Luciano D'Amico per il Patto per l'Abruzzo era a Chieti stamani per la presentazione della candidatura al Consiglio regionale di Francesco Ricci, già sindaco di Chieti. Quanto all'invito accolto da Marsiglio. Fa molto piacere un confronto sulle idee, un confronto anche nell'interesse della Regione Abruzzo. Poterle presentare agli abruzzesi significa offrire loro degli strumenti per una scelta più consapevole, quindi sono felice e pronto. A proposito di programmi, è finito il ciclo di incontri con le associazioni, un bilancio. Il bilancio è estremamente positivo. Il nostro obiettivo era condividere le linee generali su cui avviare il programma per poter sviluppare poi, sempre d'intesa con tutti i portatori di interesse, con le associazioni e le istituzioni, tutte le abruzzesi e gli abruzzesi, la scrittura vera e propria di questo progetto di governo. È un progetto di governo molto impegnativo perché si pone come obiettivo il riportare l'Abruzzo nel futuro, ricreare le condizioni perché questa terra torni ad essere una terra ricca di opportunità per le giovani e i giovani abruzzesi. E aver avuto l'aiuto da parte delle tantissime associazioni, istituzioni, di tantissimi portatori di interesse è stato un grande motivo di soddisfazione, ma soprattutto è stato un risultato che ci ha consentito di definire molto bene le linee programmatiche.